Come sempre quando non precisato differentemente rimane che la ricetta è per 4 persone. Una zucchina ben soda. Due carotine tenere. Un gambo di sedano. Una cipolla di media misura. Una patata di circa 200 grammi. Fagioli e piselli surgelati, complessivamente 350 grammi. Spinaci o erbette 150 grammi. Un dado per brodo. 4 cucchiaiate d'olio d'oliva. Burro 25 grammi. Una cucchiaiata di concentrato di pomodoro. Maltagliati 100 grammi. 4 cucchiaiate di grana grattugiato. Pepe e sale quanto basta. Ricetta di cucina minestrone con i maltagliati. Ricetta di cucina minestrone di maltagliati. Mondate e lavate la zucchina, le carotine, la patata e il sedano e tagliate tutto a fettine sottili. Mondate e lavate ripetutamente gli spinaci. Tagliate a fettine sottilissime la cipolla. Ponetela nel recipiente che userete per cuocere il minestrone. Dovrà essere adatto per la cottura nel forno a microonde. Unite il burro e la metà circa dell'olio. Volendo, potrete aggiungere anche uno spicchio d'aglio schiacciato. Mettete il recipiente nel forno, programmato al massimo della potenza, per 3 minuti, mescolando la cipolla circa a metà cottura. Nel frattempo portate a ebollizione, sul fornello, un litro d'acqua. Trascorsi i 3 minuti, mettete nel recipiente tutte le verdure preparate, gli spinaci, i fagioli e i piselli surgelati, il dado sbriciolato, il concentrato di pomodoro e l'acqua in ebollizione. Salate pochissimo. Il dado è già saporito. Mescolate. Incoperchiate. Rimettete il recipiente nel forno, programmato ancora al massimo della potenza, e lasciate cuocere per circa 22 minuti. Solo allora unite la pasta, mescolatela, incoperchiate il recipiente e proseguite la cottura per 7 minuti. A cottura ultimata, lasciate il minestrone nel forno spento per circa 2 minuti, affinché termini di cuocere per conduzione. Solo allora assaggiatelo ed eventualmente salatelo. Unitevi un pizzico di pepe, il restante olio e il grana, quindi servitelo accompagnandolo con altro formaggio grattugiato. A cottura ultimata, potrete mescolare al minestrone anche un battuto fatto con prezzemolo o basilico freschissimi. Lardo o pancetta, tritati finissimi, quasi ridotti in pasta, potranno essere uniti all'olio all'inizio della cottura. E come sempre, buon appetito a tutti voi. Tempo di lavorazione? 40 minuti circa. Tempo di cottura, 32 minuti circa, più 2 di riposo nel forno spento.